Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo qui con Giovanna Giolitti, candidata alle europee di giugno con Fratelli d'Italia. Ciao Giovanna. Ciao Luca e ciao a tutti. Ma ieri ho visto sulla stampa una notizia: Giolitti contro Giolitti. Era addirittura in prima pagina, perché quando c'è qualcosa sul centrodestra, prima pagina. E vedo che addirittura 25 tuoi parenti, ma 25, hanno scritto alla stampa prendendo le distanze dalla tua candidatura, dicendo non nel nostro nome, scritto maiuscolo, che vuol dire come gridare, no? Quando scrivi maiuscolo stai gridando, non nel nostro nome. Perché, vi faccio un riassunto di quello che ho letto sulla stampa, dicono i 25 parenti, ci sono valori familiari, c'è un patrimonio storico della famiglia e Fratelli d'Italia non rappresenta questo patrimonio storico familiare. Poi dicono che Fratelli d'Italia ha un carattere reazionario contro l'Europa, le politiche migratorie, il lavoro, che Fratelli d'Italia limita i diritti della libertà di espressione e che questo partito ha un carattere orientato a minacciare e soffocare la fragile pianta della democrazia. Tu poi hai risposto, visto alla stampa, mi sembra anche su Libero c'è una tua risposta, adesso ce lo racconterai tu, anche perché rispondere su un giornale è diverso che poter rispondere face to face. Immagina che qui davanti ci sono questi 25 parenti che ti ascoltano, che cosa gli vuoi dire? E poi perché hanno fatto questa? C'è davvero un qualcosa contro Fratelli d'Italia o c'è dell'altro? Ma allora, innanzitutto penso che sia anche sintomatico, e non so se sia di buon augurio, perché oggi è la giornata mondiale della famiglia, quindi viva le famiglie! Evviva! Viva l'Italia del mondo! E effettivamente mi viene da dire che a volte i familiari non ce li si sceglie e che pertanto ci prendiamo quello che abbiamo. Ma allora, le motivazioni che hanno spinto una parte dei miei familiari, perché poi con altra parte insomma non sono neanche dei miei familiari, perché sarebbero in ogni caso mariti e quant'altro, per cui non mi ritengo coinvolta da una parte di quelli che hanno sottoscritto la lettera. Non so che cosa li abbia mossi, anche perché fondamentalmente loro si fanno chiamare eredi, e in realtà già qua mi verrebbe da dire siamo tutti discendenti, in parte siamo appunto discendenti in linea retta, perché i primi firmatari sono le figlie del mio zio Antonio, altri due firmatari sono i figli di mio padre, perché sono figlia del secondo matrimonio di mio padre, e poi a cascata i vari figli di questi miei cugini e fratelli sostanzialmente. Non so cosa dire, nel senso che non mi sono posta neanche il quesito, nel senso che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, come l'ho interpretato come un incidente di percorso sostanzialmente, perché la mia famiglia mi ha insegnato dei grandi valori, che sono innanzitutto rispetto per gli altri, per cui fondamentalmente io porto il mio nome, che è Giovanna Giolitti, che mi è stato conferito da mio padre, Giovanni Giolitti, nipote di Giovanni Giolitti a sua volta. La tradizione di famiglia fa sì che ci sia questa ripetizione dei nomi familiari, e in più mio padre nel testamento olografo che predispose prima della sua morte mi disegnò come l'erede della memoria storica, tant'è che io vivo nella casa di famiglia perché i miei due fratelli non hanno ritenuto di voler ricevere la loro quota di proprietà, e quindi gli è stata liquidata economicamente la loro quota, per cui io sono la proprietaria di questa casa di famiglia insieme alla quota che ha mia madre. Questa casa di famiglia è monumento nazionale e ha tutto un patrimonio storico e di ricordi di famiglia. Fondamentalmente io faccio parte di due centri studi legati alla figura del mio bisnonno,
E la mia vita è dedicata comunque a portare avanti le tradizioni di famiglia. Poi da lì c'è da fare una breve osservazione, se mi permetti, che la storia di famiglia è un patrimonio che ognuno di noi può vivere e interpretare a proprio modo. Per cui evidentemente io mi sento più vicina agli ideali di destra, evidentemente il resto della famiglia si sente più vicina agli ideali di sinistra. Ma fondamentalmente ti dico, per quello che mi riguarda, io ho amicizie veramente su tutto l'arco costituzionale. Cosa vuol dire? Non dovrei parlare con chi è di sinistra o fare delle limitazioni ai miei rapporti interpersonali perché ho il pregiudizio che con Tizio non parlo piuttosto che con Caio perché ha delle idee diverse dalle mie. Mi è stato insegnato che la diversificazione e la possibilità di interagire con diversi tipi di pensieri e di cultura è un modo di arricchire, di poter avere un panorama più ampio delle proprie idee. È proprio la democrazia, Giovanna, la democrazia è confrontarsi, perché oggi hai visto che l'Italia è divisa in tifoserie, o sei di qua o sei di là. Anche a me chiedono da che parte stai, io rispondo sto dalla parte del mio cervello. Se io vedo una cosa giusta che è di qua o di là, lo dico. Non è che sono un tifoso con la sciarpa e il cuscinetto per andare allo stadio. Ma ti dirò di più, che io dal punto di vista di approccio alla politica ritengo che in realtà se ci sono delle buone idee che provengono anche da una parte politica che non mi appartiene, ma sono delle buone idee che possono portare a un risultato concreto per la buona qualità della vita della cittadinanza, ma perché essere ostruzionisti? Non ce n'è motivo, perché se l'obiettivo ultimo della politica è portare un beneficio, bisogna essere aperti anche a delle proposte che possono essere utili laddove convergano con il mio modo di vedere determinate dinamiche. Tant'è che la settimana scorsa, quando ero in Liguria, ho avuto modo di parlare con un amministratore locale che era di sinistra ed è stata un'amabile conversazione e su determinati punti legati al territorio ligure piemontese convergevamo. Per cui la cosa bella è riuscire a trovare delle soluzioni che possano essere utili per tutti nel benessere di tutti. Poi io non devo convincere chi è di sinistra che la destra è la cosa migliore del mondo e che gli ideali di destra sono i migliori del mondo, ma tantomeno io posso tollerare che chi è di sinistra venga ad avere dei pregiudizi nei miei confronti perché io sono di destra, criticando, effettuando delle critiche che sono prive di fondamento, anche perché ad oggi non mi sembra che viviamo in un regime, non mi sembra che non vi sia una possibilità di espressione, mi sembra più che altro che ci sia una predisposizione dalla sinistra che si trasforma nella cosiddetta gauche caviar, cioè la sinistra caviale, come dicono in Francia. Ovvero messa su un piedistallo, da lì in poi le cose giuste sono soltanto dette da quelle di sinistra e quelle di destra sbagliano a prescindere. Esatto, oggi è così. Che oggi ho letto un breve articolo sul libro, scusami se ti ho interrotto, dicevano che in realtà la modalità della comunicazione effettuata dai miei familiari è quella fascista, non che limitare, provare a limitare un altro familiare perché non la vede come te, è un alto indice di aver poco senso di democrazia, di mentalità liberale sostanzialmente. Ma, come dici tu, Giovanna, è bello confrontarsi sulle cose vere. Però se il confronto tra destra e sinistra si basa principalmente sul tu. Io sono intelligente, tu sei ignorante, io ho studiato, tu no, io so la grammatica, tu no, io sono superiore, quindi tu. Sembra quasi che la democrazia sia all'interno della sinistra, che per loro all'interno c'è la democrazia, ma quando parliamo di una persona di destra, lì la democrazia non c'è più perché essendo un cattivo bisogna fermarlo. Ma quello che c'era scritto nella lettera, per esempio, la fine rimane proprio quasi di nuovo il solito criterio fascista-antifascista. Sì, un po' Berlusconi aveva tirato fuori la lotta ai comunisti, quindi con la discesa in campo si era ricominciato a parlare di comunisti-fascisti. Vabbè, Berlusconi, insomma,
aveva diverse motivazioni per la sua discesa in campo, però fascisti, lui vedeva comunisti dappertutto, però oggi non è cambiato molto, anzi è peggiorata la cosa, perché oggi che hanno perso quel potere che hanno avuto negli ultimi 10 anni a sinistra, sembra quasi che quell'astio, che ci sia astio, rancore, invidia, livore, tutto concentrato che gli fa sparare un sacco di bugie. Per esempio, dimmi tu, dammi delle risposte su questo. Fratelli d'Italia, carattere reazionario contro l'Europa. Quindi Fratelli d'Italia, secondo te, ha un carattere reazionario contro l'Europa? Ma non mi sembra, mi sembra che anzi stia adottando delle politiche proprio per cercare di valorizzare maggiormente l'Europa e far avere un peso politico dell'Italia in Europa. Tant'è che, devo dire la verità, che la Presidente del Consiglio è anche stimata comunque fra i capi politici in Europa, c'è poco da fare. Giovanna, in Europa la Meloni è capo dei conservatori, li chiamano conservatori, in Italia per la sinistra è capo dei fascisti. Mettiamoci d'accordo, se in Europa sono conservatori, anche in Italia sono conservatori. O passato il confine si trasformano con la divisa nera? Non lo so, è un po' una magia, trovo, no? Nel senso che effettivamente le interpretazioni mi fanno anche sorridere. Allora, io ritengo che essere conservatore vuol dire portare avanti determinati valori, ed effettivamente se andate sul sito di ECR, che poi è il gruppo dei conservatori in Europa, conservatori e riformatori europei, trovate quali sono i principi. I principi sono quelli poi del liberalismo, sono quelli di essere fautori di un'Europa, dei popoli, per cui già soltanto parlare di Europa dei popoli mi dà l'idea di una comunità, di un'inclusione, di essere a favore dell'Europa, e onestamente su questo mi sento completamente in disaccordo con quello che hanno affermato, perché anche lo statuto di Fratelli d'Italia, perché io ho citato negli articoli e nei quesiti che mi sono stati posti, che non mi sembra che i principi cui fa seguito Fratelli d'Italia siano di illiberalità, perché all'articolo 1 in realtà promuove una politica che è basata su famiglia, sui valori, sulla democrazia, tutti valori che sono sentiti da tutti sostanzialmente. Ma Giovanna, poi il carattere reazionario sulle politiche migratorie, dove è riuscita la Meloni senza blocco navale, che se ci fosse stato il blocco navale, qualche speronamento che non previsto avrebbe portato a qualche tragedia, sarebbe venuto fuori un caos mondiale, invece è riuscita in un altro modo a, per il momento, rallentare l'immigrazione clandestina del 70%. Perché sarebbe questo un carattere reazionario contro le politiche migratorie? Hanno una visione dell'immigrazione e di una sorta di crudeltà nel non accettare delle persone sul nostro territorio, mentre invece a fondamento di questo bisogna dire che purtroppo le normative europee sono legate a dei trattati che sono molto vecchi, che sono degli anni 90, la situazione è cambiata anche in seguito alla primavera araba, e sostanzialmente bisognerebbe andare a rivedere quei trattati, e l'ha detto anche il presidente Mattarella, per cui non è che stiamo dicendo delle castronerie, e sicuramente da evitare tutto quell'operazione che porta anche avanti il crimine con le ONG che vanno a favorire determinati movimenti che obiettivamente non sono neanche a tutela delle persone che purtroppo affrontano questi viaggi. Per cui io non la vedo allo stesso modo, nel senso che è giusto accogliere, ma è giusto accogliere con determinati criteri, e soprattutto l'Italia non deve essere lasciata da sola, e devo dire che anche in questo caso è stato il governo Meloni che ha fatto sì che la von der Leyen si sensibilizzasse anche sotto questo argomento. Sì, e su carattere reazionario sul lavoro, neanche questo io lo vedo, tu vedi un carattere reazionario sul lavoro? La Schlein, che addirittura stia votando contro il Jobs Act di Renzi, ha fatto il PD. E contro il premierato che voleva fare D'Alema, no? Vabbè. E poi Fratelli d'Italia avrebbe un carattere orientato a minacciare e soffocare la fragile pianta della democrazia. Che cosa mi dici su questo?
non so che ho, ma mi sembra che in Italia la democrazia sussista e che anzi vi sia molto spesso una prevaricazione da parte della sinistra, sia verbale sia anche come atteggiamenti, a partire dagli studenti, a partire dalle manifestazioni, a partire da tanti argomenti che abbiamo già trattato insieme, che tu ampiamente tratti quotidianamente per le notizie che ci sono sui giornali, la Roccella che non riesce a parlare, cioè mi sembra che ci sia una, permettimi questa parola, una manipolazione delle circostanze ad uso e consumo di una determinata comunicazione che non è concreta rispetto a quello che è realmente accaduto. Poi non ho mai capito se gli elettori di sinistra credono a questa comunicazione manipolata o fanno finta di crederci, è un mistero ancora per me. Non lo so, anche questo è curioso, nel senso che mi sembra come la negazione di quello che vedi a favore di quello che ti senti dire, come se quello che tu ti rappresenti nel cervello sia meglio di quello che vedi, per cui credi a quello che ti viene raccontato. Potrebbe essere un'illusione collettiva, cioè tutti credono e vogliono credere a un qualcosa, no? Vedono il lago nel deserto. Mi sembra ti foraggiassero a vicenda in queste circostanze, ci crediamo tutti quanti, quindi se io ci credo, ci credi anche tu, per la proprietà transitiva è così. Ma Giovanna, dimmi un'ultima cosa, adesso sei rimasta senza parenti? Praticamente tutti i parenti, hai tutti contro o è rimasto qualcuno che ti ha detto no, guarda che io non ho firmato, guarda che... C'è qualcuno o sei rimasta isolata? C'è qualcuno che non ha firmato, ma sostanzialmente io ho anche il ramo materno in ogni caso, per cui io sono molto legata al mio ramo materno di familiari, e siccome io sono in pace con la mia coscienza, perché sostanzialmente non sto usurpando alcun titolo, sto facendo la mia vita, sono una persona onesta, sto portando avanti una campagna elettorale che è etica e che mi sta permettendo di essere conosciuta per quello che sono e per le competenze che pongo e che metto in campo per il tutte le volte che io dialogo con qualcuno, sono sempre preparata. Tant'è che il riscontro positivo è che le persone dicono: guarda, questa signora è una persona che ha voglia di fare, che arriva sempre competente, che riesce ad avere un dialogo, e per me conta questo. Sicuramente porto un grandissimo rispetto per quello che è la storia di famiglia, sicuramente ritengo che determinati valori possano essere interpretati ognuno a proprio modo, rispetto altresì l'altro ramo della mia famiglia, quello Giolitti, che non condivide la mia scelta, magari ritengo che il mio bisnonno non avrebbe apprezzato questo modo di fare, perché è tutt'altro che sabaudo. Ma secondo te questo articolo che è uscito sulla Stampa, poi tu hai risposto alla Stampa anche su Libero, secondo me è stato anche un boomerang, nel senso che l'articolo dove si prende le distanze da te non fa altro che favorire la tua elezione, perché sai che abbiamo fatto tipo 6, 7, 8 video, sono andato a controllare e i video dopo questa notizia hanno avuto un aumento del 25% di visualizzazioni, quindi significa che questa lettera che i tuoi parenti hanno mandato alla Stampa hanno provocato un aumento di visibilità e pertanto più probabilità di elezione. Guarda, l'esito della cabina elettorale è un qualcosa di sconosciuto. Io posso dire che fondamentalmente io non l'avrei fatto per loro, e se fossero stati interessati a candidarsi anche con la sinistra, io sinceramente sarei stata felice per loro, perché a mio modo di vedere ognuno deve cercare di realizzarsi per quello in cui crede e soprattutto se lo fa in una maniera propositiva per gli altri, come in questo caso. Sicuramente il fatto di aver dato delle interviste, rilasciato delle interviste per due quotidiani che hanno una copertura nazionale mi sta dando visibilità, indubbiamente. Poi non saprei dirti, posso dire che magari l'impressione che le persone a me vicine hanno avuto di questo intervento dei miei familiari è stato di sgradevolezza e di
di inappropriatezza. Questo è quello che mi è stato riferito. Quindi tu non avresti scritto una lettera al Corriere della Sera se un tuo parente si fosse candidato nel Partito Comunista di Rizzo? No. Anzi, magari gli avresti telefonato, auguri, buona fortuna, no? Sono talmente tanto libera che c'è spazio veramente per tutti a questo mondo. Bisogna rispettare le idee di tutti, per cui fondamentalmente è una sua libera scelta, capisci? È la libera scelta, è un mio percorso personale. Se loro avessero voluto intraprendere un percorso personale di questo tipo, magari non avrebbero ricevuto. Ma che dici? Quindi devo pensare che quei 25 non mi voteranno, no? Magari saranno i primi che ti voteranno, eh? Ma secondo te, faccio la domanda e non me ne vogliono i 25 parenti, ma secondo te c'è dell'invidia? Perché quando una persona diventa visibile, comincia ad avere fama, riconosciuta, l'ho visto anche intorno a me, comincia ad esserci un'invidia anche da persone dalle quali non te lo saresti mai aspettato, perché probabilmente è un qualcosa che è dentro nell'essere umano, nel DNA. E può essere che l'invidia a volte si scatena per qualcosa che noi non immaginiamo. Secondo te c'è dell'invidia in questa lettera o non c'entra niente? O tu avevi avuto già problemi con queste persone e questa è stata l'occasione per... No, ma guarda, è difficile avere problemi con me, nel senso che io sono particolarmente pacifica. Ovviamente non sono stupida, per cui so essere autorevole. Sai che non saprei proprio dirti, nel senso che è così strano che l'abbiano fatto che non so neanche dare una connotazione. Perché, Giovanna, io non mi ricordo che sia mai successa una cosa del genere a qualche altro politico, che tutta la famiglia facesse una lettera per prendere... O c'è stato qualche altro caso? No, ma sai che mi è venuto in mente che ad esempio Stefania Craxi e il fratello sono in due correnti completamente diverse, una a destra e l'altra a sinistra. Infatti non penso che si siano offesi dicendo che poi sulla tradizione di famiglia, una sorta di eredità politica di 100 anni fa, non so, tu vedi veramente che tutti i discendenti, tua figlia e la figlia di tua figlia, dovranno comunque avere il peso di un'eredità, visto che il bisbisnonno era di un'area politica, allora tutti dobbiamo esserlo per i prossimi 1000 anni. È possibile veramente che esista un'eredità politica di una famiglia? No, allora, è un po' difficile, ma soprattutto se ragioni nel fatto che anche la forma di governo è cambiata. Prima c'era la monarchia, adesso c'è la repubblica, per cui è anche un po' difficoltoso fare un paragone proprio di questo tipo. Poi ti devo anche far rilevare che in realtà mio bisnonno era liberale, ma non era di sinistra, non era di sinistra, mio zio Antonio era di sinistra, per carità. Ritengo che con un patrimonio storico come ho io come famiglia, l'unica cosa che uno può valutare è determinati valori che ti possono essere stati tramandati, come il senso delle istituzioni, il senso dell'etica, il senso del rispetto verso gli altri, il senso del dovere. Sono questi i valori, ognuno li vive a modo suo. E sinceramente non ritengo di aver effettuato qualcosa di negativo per la mia famiglia, sono responsabile per la mia scelta e laddove sarò eletta svolgerò il mio mandato nel miglior modo possibile, secondo la mia onestà intellettuale, ma non penso che venga colpita il resto della famiglia. Ma senti, se Giovanni Giolitti vivesse oggi, al posto che nel PD probabilmente sarebbe in Forza Italia, liberale. Tu che dici? È una sciocchezza quella che sto dicendo? Secondo me rivedrei più forse, sai, i partiti della Prima Repubblica sostanzialmente, magari il Partito Liberale proprio della Prima Repubblica. Uh-huh. Adesso anche lì dopo la Prima Repubblica, quando abbiamo cercato di scimmiottare comunque i paesi anglosassoni che hanno le parti strate o repubblicani o democratici o comunque come in Inghilterra, e c'è stata la con l'Ulivo, poi Margherita, l'Ulivo, eccetera, con i vari partiti, e a destra con il Popolo delle Libertà. Sostanzialmente si è cercato di far avvicinare tante sfaccettature che molto spesso sono proprio diversi come ragionamenti, cioè non puoi mettere proprio il comunista col democristiano, cioè è molto difficoltoso, è stato molto difficoltoso, difatti non ha avuto un grande successo. E sinceramente io trovo che i partiti della Prima Repubblica, con tutte le pecche che ci potevano essere e quant'altro, però
c'erano delle ideologie, c'erano degli uomini di partito, ognuno poteva identificarsi in quello in cui credeva, cosa che dopo è stata un po' un'ambiguità di fondo sostanzialmente. Ma Giovanna, vedo dietro di te, a parte l'arma dei carabinieri che salutiamo, no? La gloriosa arma dei carabinieri, ma cos'è quel quadro? Cos'è una scritta giapponese, cinese? Che cos'è? È un pezzo della bandiera italo-turca della guerra di inizio Novecento, che fu donata al mio bisnonno. Ah, bellissimo. Infatti era alcune volte che mi facevo questa domanda, ma che cos'è? Sarà qualche opera d'arte, non so, futurista? No, è un pezzo della bandiera. Quindi, come vedi, vivo sempre a contatto con la storia. Va bene, Giovanna. Senti, vuoi aggiungere qualcosa ai 25 parenti? O hai già detto tutto? Vuoi dirgli qualcos'altro? Io sono molto tranquilla, non dico sono sereno perché mi sembra che quando l'hanno detto a Letta non è andato tanto bene, stai sereno? No, la frase stai sereno. Allora, io ti ringrazio per questa disamina, sinceramente io penso di aver detto tutto quello che ritenevo, nel senso che poi fondamentalmente si racchiude tutto in sono una persona rispettosa rispetto agli altri, e mi piacerebbe che anche gli altri rispettassero me. Mi dispiace che abbiano compiuto un gesto che va contro l'etica e contro i comportamenti di famiglia, che di solito sono sempre molto signorili e di classe, e trovo che ci sia stata una caduta di stile. Va bene, grazie a te Giovanna. Grazie Luca e un saluto a tutti i telespettatori. Ciao.